Si va al ballottaggio fra Borrello e Mennella, cosa ne pensa? Non voto a nessuno. Come mai? È perché sono convinto che non vale niente, né Borrello e né chissà, non voto nessuno. Sono 40 anni che la Torre del Greco viene amministrata da 40 anni le stesse persone. A prescindere da chi vincerà queste elezioni, che cosa richiede? Qual è la sua richiesta al prossimo sindaco? La mia richiesta è creare posti di lavoro. La gente da questo paese se ne va fuori. Abbiamo quasi 15.000 abitanti in meno, 15.000 abitanti. Torre del Greco era 97-98.000 abitanti. Adesso siamo arrivati a 82-83.000 abitanti. Se ne va fuori. Creare posti di lavoro. Qualche sindaco si è presentato dicendo che farà il campo sportivo. Sono 40 anni che sa da fare su campo sportivo. Poi la spazzatura. Guardate, è una piaga da tanti anni. Nessuno è riuscito a togliere la spazzatura da terra. Nessuno. Io voto Borrello perché Borrello ha fatto qualche cosa a Torre del Greco. Borrello è fino. Signor Castello Giorgio, basta, finito. E qual è la sua richiesta? La mia richiesta è di tenere sempre il paese pulito. Siamo stanchi della solita demagogia. Non, cioè, non si può sempre ad ogni elezioni, votazioni e quant'altro sempre promettere. Sapendo già di non poter dare, basta, siamo stanchi. Noi vogliamo vedere i fatti. A prescindere da chi vincerà le prossime elezioni, qual è la sua richiesta al prossimo sindaco? Una città vivibile, una città che offra alla popolazione quello che quel minimo per vivere di decenza. Chiedo che deve restaurare la villa comunale perché il punto più bello di Torre del Greco però è trascurata, non ci sono i bagni, non c'è niente. Credo che ci sia qualcuno che possa dare una piccola svolta alla città che ha bisogno. Adesso non posso dire che cosa penso, mi deve consentire di dire questo, però posso garantire che la città ha necessità di avere una svolta almeno positiva per quanto riguarda la pulizia, l'ordine e soprattutto la disponibilità e la libertà di poter procedere allo svolgimento delle pratiche sul comune. Che cos'è che chiede specificatamente al futuro sindaco? Assolutamente che la città venga più curata, perché se lei va nelle città adiacenti, Ercolano, Portici, Bosco Reale, Bosco Trecca, non le sto dicendo Rimini, Riccione, troverà tutta un'altra città e noi vorremmo che la nostra città fosse più o meno come queste, a noi molto vicine. Questo è quello che chiediamo, non chiediamo altro. Non le beghe personali, ormai siamo stanchi di quelle beghe personali che affliggono le amministrazioni. Io voto Mennella solo per una semplice ragione, che il sindaco, ex sindaco Borrello, non è ancora libero al 100% di qualche causa, qualcosa del genere, che facciano qualcosa per questa città, perché è una città abbandonata. Però spero che almeno fanno qualcosa per questa città, creare un po' di lavoro soprattutto per i giovani, perché non ce n'è. Io ti posso dire una cosa, ho tre figli, ce l'ho tutti e tre fuori, la cantieristica è finita. I marittimi sono finiti perché ci sta il doppio ruolo, possono imbarcare tutti gli stranieri e noi non imbarchiamo più. La nuova gioventù dove andrà a lavorare? Siamo costretti ad andare tutti quanti via. Dobbiamo solo migliorare questa città. A me farebbe piacere Borrello, ti dico la verità, però basta che fanno qualcosa per la città, perché noi siamo Torre del Greco, siamo una bella realtà, è un peccato vederla così come sta adesso. Abbiamo parecchie mancanze. Qual è una tua richiesta al futuro sindaco? Tutto qua, semplicissima, che migliori la città, tutto qua.